Buongiorno a tutti ragazzi, oggi con la scusa del tagliando prestagionale a vita, mi fai fare il video per favore, affronteremo tutti quei piccoli accorgimenti per avere la moto al meglio per quando tornerà la bella stagione. Nel video che vi metto qui sopra avevamo già affrontato il tema del rimessaggio invernale, quindi mettere la moto a riposo nel migliore modo possibile. Se avete ascoltato i miei consigli che vi avevo dato in quel video non dovreste avere problemi. Man mano che faremo i lavori vi darò qualche consiglio utile che potete riportare sulla vostra moto. Allora, cominciamo con il cambio dell'olio, la cosa più importante. Io consiglio di fare il cambio dell'olio ogni inizio di stagione. È chiaro che se in una stagione fate 12.000 km dovete farlo più volte. L'olio si cambia in media ogni 6.000 km. Se fate solo pista cambiatelo massimo ogni 2-3 pistate. Se fate misto pista strada massimo ogni 1500 km. So bene che al giorno d'oggi ci sono moto che consigliano cambi olio ogni 15.000 km e vi dico non fatelo, assolutamente. Cambiate l'olio ogni massimo 6.000 km, non sono motori che fanno tanti giri, inutile stressarli per così poco. Chiaramente per ogni cambio dell'olio cambiate sempre sia filtro dell'olio sia la guarnizione del tappo di scarico. Per finire usate sempre olio della gradazione consigliata per la vostra moto. Se non sapete qual è, la trovate nel libretto di uso e manutenzione. Se non ce l'avete lo scaricate tranquillamente da internet. Se non avete granché dimestichezza con la meccanica, ed è il consiglio che vi do sempre, lasciate stare, perché spanare una coppa dell'olio un attimo, fare danni è ancora più facile. Ok, fatta scaldare, sto scaricando l'olio, vedete è molto più liquido grazie all'additivo, grazie anche al fatto che è caldo. Cosa che non vi ho detto, adesso io procederò anche con lo smontaggio della coppa, pulirò bene la coppa, la cosiddetta succhiarola, cambierò gli o-ring, cambierò chiaramente anche la guarnizione. Questo perché? Perché voglio vedere sotto, sul fondo della coppa cosa c'è e pulirla bene. Chiaramente, se ancora qualcuno non lo sa, tutti i liquidi che levate dalla vostra moto, olio, liquido refrigerante, se lo portate nelle officine, l'officina è obbligata a prenderlo indietro e a smaltirlo. Questo perché voi da privati magari non sapete dove farlo. Portatelo nelle officine e si occuperanno dello smaltimento. Aspettate, prima di passare al prossimo componente, visto che ho smontato la coppa dell'olio, vi faccio vedere l'interno del motore. Allora, qui si vedono i componenti del motore, vedete questi fori perché ho smontato qualche pezzo che vi farò vedere a breve, e lì si intravede il cambio, ragazzi. Ho smontato la coppa dell'olio per pulirla, eccola qua, già bella tutta pulita, già fatto. Questa è la succhiarola, quella che vi dicevo prima, ha il compito di aspirare l'olio nella coppa e mandarlo in giro per il motore. Ha all'interno un filtrino che va pulito. Perché è così lunga? Perché così riesce a prendere l'olio dal fondo della coppa. Se non fosse così profonda non riuscirebbe ad aspirare l'olio, e magari in curva o quando la moto è in impennata ad esempio il motore rischierebbe di restare senza lubrificazione. Ultima cosa, per questi o-ring, per le guarnizioni usate componenti originali, costano relativamente poco. Guarnizioni, a meno che non sono enormi, con 10-15 euro ve la cavate e state sicuri che il pezzo è perfetto. Adesso rimontiamo tutti i componenti e andiamo avanti. Ora che siamo arrivati in zona serbatoio affrontiamo altre due problematiche: le candele e il filtro dell'aria. Allora, il filtro dell'aria può essere originale o sportivo. L'originale si cambia in media ogni due tagliandi, è inutile pulirlo, quando è arrivato cambiatelo. Potete cambiarlo però con uno sportivo. Che ha in più quello sportivo? Ha una maggiore permeabilità di aria, ma soprattutto ogni volta non serve cambiarlo, già, perché lo si può pulire e rigenerare. Io lo pulisco ogni tagliando perché non ci costa nulla. Se lo dovete pulire e uliare, usate però i prodotti che vendono le case. Ad esempio, questo è un filtro BMC. La BMC vende un kit di pulizia e rigenerazione che praticamente consiste in un olio che va messo sopra. Costa 10-15 euro e ne vale la pena. Idem la KN. Mi raccomando, è importante tenere sempre in ordine il filtro, perché il motore per funzionare ha bisogno di aria e benzina. Se l'aria gliene arriva poca, capite bene che non funziona bene. Dimmi! No, dimmi! Io voglio comprare il filtro commerciale, non lo posso, perché devo comprare forse l'originale? Io posso mettere pure quello commerciale. Ma quello commerciale ti costa 20 euro, metti quello sportivo che costa una sessantina e non lo cambi più. Filtro aria o filtro gasolio? Filtro gasolio sulle moto. Filtro gasolio. No, arriviamo alle candele. Le candele ci sono sia iridio che normali. Quelle all'iridio hanno in più una durata maggiore e un migliore innesco. Ad esempio, questa moto le monta originali all'iridio, quindi sono obbligato a mettere quelle. Se usate la moto in strada potete tranquillamente usare le candele normali, mi raccomando, di marca, quindi
NGK ad esempio, ogni quanto vanno cambiate? Lo trovate sulla tabella di uso e manutenzione nel vostro libretto di istruzioni. Di solito si cambiano ogni 12, ma magari ho visto moto che le consigliano ogni 48. Io consiglio di non arrivare mai a 48.000, cambiatele massimo ogni 24.000. se le dovete cambiare, attenzione, perché è un'operazione abbastanza delicata, già perché subendo molti cicli termici le impalature si possono criccare, quindi sfidatele molto piano. Quando andrete a rimetterlo, mettete sempre un filo di grasso a rame sull'impanatura, non gli fa male e il grasso evita che le impanature si grippino con la candela. Rimaniamo sempre in zona serbatoio per un altro componente importante, la batteria. Senza questa andate veramente poco lontano. Con l'arrivo dell'inverno vi ho consigliato sicuramente di staccarla, portarla su casa o comunque tenerla al caldo, non all'umido, non al freddo. Con l'arrivo della bella stagione, una batteria così tenuta, molto molto probabile che la riattaccate e la moto parte subito. Se avete problemi basta andare in un'officina e ve la ricaricheranno senza problemi. Massimo che vi chiedono è 5 euro e avrete la batteria carica. Se invece l'avete lasciata attaccata, molto probabile che sarà andata completamente a terra e al 50% probabilmente sarà da cambiare, perché sarà andata troppo giù, gli elementi al suo interno non saranno più come prima e probabilmente dovrete cambiarla. Se vi è successo questo e avete comprato una batteria nuova, ma di quelle a cui va aggiunto l'acido manualmente, ricordate, mettete l'acido a livello, fate fare reazione all'acido almeno un'oretta e poi tenete in carica la batteria almeno 4-8 ore. Solo così avrete effettuato una prima ricarica corretta. Se non seguite queste indicazioni, la batteria vi durerà meno. Allora, ci siamo spostati in zona anteriore per parlare di due liquidi importanti ma altrettanto trascurati: liquido refrigerante e liquido freni. Allora, passiamo al liquido freni. Inutile dirvi, più il liquido sta male, peggio frena la moto. Abbiamo parlato anche di questo, vi lascio il video qui sopra. Se volete delucidazioni sui tipi di olio andate a vedere quel video. Vi posso però dire che il liquido freni normale, diciamo, va cambiato massimo ogni 2 anni. Non andate oltre, ragazzi, perché poi si deteriora. L'olio dei freni è igroscopico, che vuol dire che assorbe umidità. Ecco perché la gente mette, diciamo, i polsini intorno ai serbatoi. Li avete visti tutti? Ecco, quelli sono nati, diciamo, per far evitare all'olio di assorbire umidità. Poi ci sono i liquidi freno più sportivi, vanno cambiati molto più spesso. Se ci fate pista, ogni 2 pistate massimo. Se ci fate pista a strada, 3-6 mesi al massimo. Liquido refrigerante, anche questo, ragazzi, iper trascurato. La gente ci fa 10 anni. No, perché le case madri consigliano di cambiarlo ogni 2 anni. Se andate oltre, il liquido si deteriora, chiaramente inizia a sporcarsi anche tutto l'impianto, ne va della salute del motore. Non c'è bisogno di cambiarlo ad ogni via stagionale, ma controllate quando avete fatto l'ultima volta e, come detto prima, non andate oltre 2 anni. Ce ne sono di vari tipi e vi consiglio subito, non mischiateli, c'è quello blu, quello rosso, quello viola. Informatevi su quale è consigliato per il vostro mezzo e comprate quello. Va bene di altre marche, ma l'importante è che il colore sia quello. Ultima cosa, attenzione, lo troverete in commercio di 2 tipi: concentrato e pronto all'uso. Pronto all'uso, lo dice il nome, non c'è bisogno di aggiungerci acqua, lo prendete e lo mettete. Quello concentrato invece va diluito con l'acqua a seconda delle gradazioni. Per sapere quanto va diluito trovate tutto scritto sulla confezione. Attenzione, perché come la temperatura troppo alta, anche una temperatura troppo bassa non fa bene al motore. Vi ho sottolineato prima l'importanza di cambiare il liquido refrigerante, ecco perché, guardate qui. Questo è uscito da questa vaschetta. Quindi, ragazzi, non ci guadagno niente, datemi retta. Visto che siamo in zona, altra cosa importante, perché è l'unica cosa che vi tiene a contatto con l'asfalto, le gomme. Nel video del rimessaggio invernale vi avevo detto di gonfiarle di più, ecco, quando riattivate l'assicurazione ricordate di portarle a pressione corretta. Quando è importante cambiare le gomme? Ci sono delle tacche sulle vostre gomme a indicare quando sono arrivate al limite, le vedete su ogni pneumatico, oppure quando la gomma è squadrata, che vuol dire che magari fate solo città e troverete la gomma al centro praticamente liscia e ai lati nuova. E ci sono clienti che mi hanno detto: vabbè, lati nuova, che mi frega. No, una gomma del genere è squadrata, che vuol dire che non tiene più come prima. Il comportamento della moto ne risente tantissimo, perché c'è una sorta di scalino, quindi sono da cambiare anche lì.
Ultimo caso, magari vedete il battistrada perfetto ma le gomme hanno un'età. Allora, le gomme come ogni cosa hanno una durata. Quindi, una volta tolta la cera dal primo utilizzo, vi consiglio di non andare oltre 5 anni per una gomma normale, diciamo turistica, di non andare oltre i 3 per una gomma sportiva stradale e di non andare oltre un anno per le gomme da pista. Vi ho detto la cera sta sui pneumatici per proteggere la gomma dall'umidità o da altri agenti esterni. Ciò che vuol dire che se una gomma è stata in magazzino 2 anni, tranquilla, al riparo da umidità eccetera, potete tranquillamente usarla. Il tempo di prima, come già vi ho detto, si riferisce dopo il primo utilizzo, quindi cioè magari avete una gomma turistica e l'avete usata la prima volta nel 2012, sarebbe ora di cambiarla. Allora, abbiamo quasi finito, siamo arrivati in zona catena. Se avete seguito i miei consigli, con l'arrivo della bella stagione vi troverete la catena piena di grasso. Basterà pulirla e ringrassarla normalmente senza esagerare per avere la catena nello stesso modo in cui l'avete lasciata. Mi raccomando, ingrassaggio ogni 500, pulizia e ingrassaggio ogni 1000. Perché? Perché la catena è un componente iperstressato e va tenuta sempre in perfetto ordine. Evitate di trascurarla perché allentandosi può scappare dalla corona, si può rompere con conseguenze diciamo nefaste, quindi tenetela bene. Ci siamo spostati per terra perché ecco qui il serbatoio di vita smontato. Consiglio sempre, quando si mette la moto a nanna in inverno, di riempire il serbatoio fino all'orlo, questo per prevenire la ruggine e per non lasciare diciamo a secco la pompa. Parecchi su Instagram mi hanno chiesto: Dario, ho lasciato la moto 3 mesi con la benzina dentro piena, che faccio? Ragazzi, in 3 mesi non succede nulla, la benzina sarà pressoché simile a quando avete chiuso la moto per l'inverno. Diversamente, se avete fatto il pieno 6, 7, 8, 9 mesi, sarebbe il caso di svuotare il serbatoio e riempirlo con benzina fresca. Questo perché? Perché la benzina è un componente chimico e come al solito con l'età si deteriora. Un pieno costa 20-25 euro, direi che è inutile rischiare per 25 euro. Per il resto, ragazzi, non ho molto altro da dirvi. Spero di essere stato utile per tutte quelle persone che su Instagram mi dicono: Dario, c'ho la moto ferma da tot tempo, che devo fare, cosa devo non fare. Ho cercato di trattare un po' tutti gli aspetti o le problematiche che potremmo riavere quando rigireremo quella benedetta chiave che ci fa però sognare. Ragazzi, quindi chiudiamo il video. Sì. Ho scelto lui, voglio chiudere il video, sì, con te. Con me, è meglio. Beh, che devo dire? Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, condividete. Tu sei iscritto? Sì, guarda, Dario 27. Dario. Darietto 27. Giusto. Io e Alessio ci vedremo in un prossimo video. Non lo so perché fatto. Alessio dalla faccia, regà. Non è che mi sembra che c'ha tanta vita. Come no? Ci vediamo al prossimo video. Saluta. Ciao, regà. Bonus finale, se non avete mai visto un coperchio punteria aperto. Queste sono le gams che hanno il compito di aprire e chiudere le valvole e sotto a questa ci sono cilindri, pistoni, eccetera. Ecco qui qualche altro dettaglio. Oh, Ale, è incredibile che in Suzuki con 30 e passa mila chilometri sta meglio da tua con 5. Non credo proprio. La tua c'ha 2000 chilometri prima dello sfascio. Che cazzo. Allora, raga, a parte che non sa manco mettere a mirrorless dritta perché sta tutta storta e a me non mi vale toccarla perché sennò poi se la tocco mi dico: ah, ma rotta! E quindi me la devi ricomprare e quindi faccio il vlog per così tutto storto. Allora, raga, da quando ha aperto il canale lui che mi dice che mi porta a lavorare per centri commerciali. Aspetta che sembra tipo la casa quella. Vabbè, ciao raga, ciao. Sotto nei commenti ditemi che deve pagare, mi deve pagare per tutta la vita. Ciao, ciao.